Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo unboxing, perché qui dentro c'è qualcosina di estremamente interessante riguardo a qualcosa che in realtà abbiamo già iniziato a vedere, però come si dice, meglio tardi che mai. Quindi subito, perché voglio fare una cosa abbastanza veloce. Vediamo se rientro. Ok, entro in inquadratura anche in piedi, pensa a te. Allora, andiamo a spacchettare subito. Nel mentre che spacchetto, ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare like e condividere i video sul canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Insomma, le basi. Dopodiché, seguitemi anche su Quel Tale Ale Games, dove in questo periodo stanno uscendo veramente tante altre cose, visto che appunto è un periodo abbastanza ricco di uscite, quindi seguitemi anche lì. E non solo, perché anche sul canale delle live che fa lo lasci sull'altra piattaforma, quindi insomma date un'occhiatina. Aspettate che defenestriamo questo, vediamo qui signori. Allora c'è anche qui dello scotch. Bene. Già si intravede qualcosa dal video, credo di no. Ma mamma mia. Ma è di legno. Sentilo anche a naso. Ma spettacolo. Allora, prima di tutto, adesso state vedendo un po' di loghi, quindi probabilmente già avrete capito. Togliamo questo prima che mi faccio male da solo. Signori, scatola completamente di legno. Simboletto di Assassin's Creed. E per questo devo ringraziare Ubisoft, che come sempre ci fa trovare queste chicche, ci regala queste chicche a dir poco spettacolari. Aspetta, facciamo così, no? Lo vediamo insieme lo spacchettamento. Allora, a parte che è già bellissimo, non so se c'è un dritto, forse, vabbè, vediamo un attimo in questo modo. Come detto, tutta la confezione è in legno, non vorrei neanche romperla, quindi dovrebbe scivolare, credo. Probabilmente è già rotta dal trasporto, quindi scardiniamo, va. Francone insegna. Non so se sia questo il dritto, spero di sì. Allora, momento, perché si è tutto appostato. C'è un po' di trucciolame così. Allora, ripeschiamo cose perché abbiamo... No! Signori! Il nostro, o meglio, la nostra Eivor! Abbiamo Eivor uomo e Eivor donna. Noi per il momento siamo con la signorina, perché ha un non so che di spettacolare. Ma sono bellissime queste! Ma spettacolare! Ma io non sapevo che anche Ubisoft facesse queste minifigure, diciamo così. E niente, qua è finita, perché signori, ci sono anche quelle di Watch Dogs. E qua mo si va sul sito della Ubisoft e succede un macello. Una razzia succede, come insegnano il buon Eivor, donna o uomo che sia. Cioè, questo che forse dovevo aprirlo per prima, perché dietro c'è scritto: stai per scoprire un kit unico e artigianale, immaginato e creato apposta per te. Al mondo ce ne sono solo 300. Dal team Assassin's Creed ti vogliamo ringraziare per il tuo supporto. Non vediamo l'ora che cominci a esplorare il mondo di Assassin's Creed Valhalla e ti immerga in questa grandiosa esperienza vichinga. Allora, come detto, visto anche il periodo un po' particolare di pandemia, è arrivato un pochino in ritardo. Noi abbiamo già iniziato la nostra esperienza vichinga e signori, date un'occhiata sul canale, perché è veramente bello, bello, come già vi avevo detto. Prima che arrivasse tutto, quindi fate i maliziosi. oddio, la lozione... Che senso? La lozione per la barba? Ma io me la sono appena tagliata. Ma sì, c'è la lozione da barba vichinga, signori! Ma che sta, ma scherziamo, mi faccio crescere la barba solo per provarla. Scusate, devo sentire il parfum. Molto, molto mentolata. Tipo l'olio quello... Non mi ricordo il nome, però buonissimo l'odore, però al momento, come detto, non la possiamo testare perché mi sono tagliata la barba, ma scusa. Poi abbiamo allora, qui mi sorge un dubbio, non so se ci sono delle istruzioni lì in fondo. Questo devo valutare un attimo. Per il momento lo mettiamo da parte, è di pelle e va... Ci guarderemo, ci guarderemo, poi vi dico. Qui dentro... Attenzione, sento delle biglie. Aspetta un attimo che qua... Pensavo fosse il gioco... Vedete il gioco che abbiamo provato a fare? Ma no, è spettacolare. Ecco, queste penso che me le ruberà la signorina Fabi.
Questi, allora, se c'hai proprio la barba da vichingo, li metti alla barba. Però se c'hai i capelli lunghi, li puoi mettere pure i capelli lunghi. Ma sono bellissimi. Proprio vichingo style. Signori, niente, mi farò crescere la barba per usare la lozione e per metterci questi. Cioè, se facciamo sta cosa, signori, abbiamo vinto. Ci dobbiamo vedere tra qualche mese. Allora, di questo ne abbiamo un altro. Ne abbiamo un altro. Poi qui abbiamo del make up. Immagino per, cioè, se ci vogliamo fare vichingo style. C'è della pittura, non so se si vede, immagino nera. Se ci fa. Allora, arriverà un giorno che io mi farò crescere la Barbara. La Barbara. Mi faccio crescere una Barbara così a caso. Mi faccio crescere la barba, mi metto quelli lì con la lozione, perché giustamente va fatto. Mi pitturo la faccia e le mie bimbe probabilmente mi faranno del male. Va bene. Ah, abbiamo dei tattoo, signori. Abbiamo dei tattoo temporanei. Ce ne sono anche degli altri. Attenzione, perché abbiamo anche una lozione per capelli. Allora. Fino alla barba ci siamo, i capelli non so fino a che punto potranno resistere i miei, quindi su questo non vi posso assicurare niente. Io vado a sentire anche il profumo della lozione. È buonissimo sto odore, signori, è buonissimo. È tutto basato sulle piante. Ah, olio menta piperita, ecco cos'era, la menta piperita. Questo non ve lo faccio vedere, ma è un codice della colonna sonora che è bellissima. La colonna sonora di questo Assassin's Creed è devastante. L'ho amata dall'anteprima, quindi la riscatterò assolutamente e poi a palla. Ah, aspettate, signori. Ci sono i corni. Ecco che cos'erano quelli... Quegli oggetti lì sono i portacorni. È possibile che vada messo così? Ma sono corni veri, scusa, sono bellissimi. Ma secondo me sono corni veri questi. Fermi tutti, c'era un altro bigliettino. Allora, non c'è il foro sotto, quindi non posso suonarli. Però dietro c'è: da dove vengono i nostri corni? Hanno tutti origine dal bestiame allevato per latte e carne, le cui corna sono un prodotto secondario che viene generalmente scartato. Di norma queste corna verrebbero bruciate. Di conseguenza le corna vengono comprate e riutilizzate in un'ottica zero sprechi, che consente di utilizzare tutte le materie prime che possono essere sfruttate. Con questi sforzi e questa passione possiamo quindi creare prodotti unici e fatti a mano. Il nostro stabilimento di produzione si trova in Germania ed è specializzato nella realizzazione e incisione di corni potori, perdonate la pronuncia, ma non sono... Allora, sono veramente bellissimi, sono veramente qualcosa di spettacolare. Come detto, sarebbero andati bruciati, quindi meglio riutilizzarli per fare qualcosa di spettacolare, signori. Saluto ai vegani che ci seguono, abbiate pazienza, insomma. Comunque, ragazzi, ve lo dico... Onestamente, ho apprezzato tantissimo questo kit perché è veramente qualcosa di unico. Come detto, ce ne sono solamente 300 in tutto il mondo e le mucche ringraziano, credo. Ed è bellissimo, mi dispiace solo di non avere la barba e che io stia perdendo i capelli, forse causa pupe, non lo so, ma c'è una certa. Ma è bellissimo comunque. Queste sono una chicca veramente particolare, perché io non so se dalla camera si sia vista la fattura di questi oggetti, ma si vede anche l'incisione, si vede che è qualcosa di raro e fatto veramente con estrema cura. Ho apprezzato tantissimo questo regalo da parte di Ubisoft, quindi Ubisoft, grazie di cuore. Oltre a questo, vi ricordo che sul canale stiamo facendo la serie di Assassin's Creed Valhalla, mi raccomando, andatela a vedere. In questi giorni facciamo anche live, probabilmente questa sera sull'altra piattaforma, ma non so quando riuscirò a postare questo video. Questi poi li andremo a piazzare. Io sai che faccio con questi, no? Mo lo faccio. Questi li mettiamo così, li piazzo così, li metto alla cintura, ci metto gli spicci, le chiavi di casa e vado al supermercato. Io così ci vado. Sto andando, Ciao, fatemi sapere se vi è piaciuto, però vado. Metto la cintura così, vado con gli spicci e le chiavi. Ciao cari!